Un caro saluto e grazie per essere collegati con 10 righe. Lo avevamo in qualche modo previsto e per questo non vogliamo essere assolutamente elogiati o non vogliamo riconoscimenti di particolare forza perché ci saremmo augurati invece di sbagliare. Cronache della Calabria è un giornale che è nato pochi mesi fa, Cronache della Calabria, perché l'altra volta abbiamo dato una denominazione sbagliata, è in una situazione apparentemente di crisi perché dopo pochi mesi è stato licenziato Paolo Guzzanti, che è una delle firme più importanti del giornalismo italiano. Da qualche tempo c'era Maretta con la proprietà e Paolo Guzzanti si è ritrovato suo malgrado messo alla porta. È un'espressione dura, ma così è. Pare che non ricevesse da qualche mese l'emolumento stabilito in fase di accordo, lo stipendio in fase di accordo. Bisogna anche dire che i primi tempi Guzzanti è stato quasi sempre a Cosenza, sebbene a Guzzanti non si possa chiedere di essere costantemente in sede, poiché gira a mezzo mondo proprio per questioni di lavoro. Paolo Guzzanti si era buttato con grande entusiasmo in questa avventura editoriale, anche perché i suoi primi passi, o comunque una parte importante della sua carriera, nella fase iniziale ovviamente il suo lavoro, è targata Cosenza, è targata Calabria, ai tempi del giornale di Calabria diretto da Piero Ardenti. Quindi Guzzanti era una delle firme autorevoli di quel giornale. Poi il salto nel giornalismo nazionale, i grandi successi, i grandi reportage, le grandi inchieste, le grandi analisi a firma di Guzzanti su Repubblica e poi anche su altri giornali. Poi l'ingresso in politica, il ritorno al giornalismo dopo la rottura con Berlusconi, insomma un percorso, una carriera straordinaria che ritrova poi questo momento calabrese, per alcuni una sorta di diminuzio. In realtà, visto com'è il giornalismo oggi in Italia, non si può dire che sia stata una diminuzio perché è ovvio che Guzzanti, non avesse bisogno della vetrina, della direzione di un giornale in Calabria. Lo ha fatto perché certamente, guadagnare qualche soldo in più fa bene, è utile, ma l'ha fatto soprattutto perché lo stimolava l'idea di dirigere un prodotto che fosse innovativo, perché queste erano le intenzioni. E invece la Maretta c'è stata, dopo qualche mese Guzzanti non ha percepito più lo stipendio, ha fatto, almeno stando alle ricostruzioni che anche ieri e anche avantieri sono state fatte su diversi siti autorevoli si intende. Quindi c'è stata una interlocuzione, uno scambio epistolare con l'editore, uno scambio anche di idee in diversi colloqui, le rassicurazioni prima nei confronti di Guzzanti, poi una lettera con la quale lo si invitava praticamente a lasciare la direzione per l'impossibilità di pagargli lo stipendio. Insomma, una situazione quantomeno antipatica con la nomina direttore del caporedattore centrale che è una persona molto seria, Francesco Graziaddio, che è stato sempre impegnato in importanti iniziative editoriali in Calabria. Noi, francamente, quando è nato questo giornale, credo che le registrazioni siano disponibili di questo programma, abbiamo detto ci auguriamo che non sia un'illusione, ci auguriamo soprattutto che i giovani colleghi, perché noi che abbiamo i capelli bianchi ormai siamo abbastanza allenati alle delusioni. I giovani colleghi che si lanceranno in questa iniziativa possano essere garantiti e possano avere prospettive importanti. L'editoria in Calabria è particolarmente in crisi, lo è in Italia, figurarsi in aree diciamo di particolare disagio socio-economico. Eppure i giornalisti siamo tanti, questa non è una bella cosa perché il mercato ormai è saturo e il problema della comunicazione è assolutamente importante. Al di là dei cosiddetti privilegiati, ora sembra che io voglia fare
attacchi a questo o a quello, in realtà non voglio fare attacchi a nessuno, ma semplicemente soffro per le gravissime difficoltà che anch'io subisco, quindi sono assolutamente titolato ad adirarmi per una situazione, per un sistema che è chiaro che faccia figli e figliastri, questo è fuori discussione, e spesso i cosiddetti figli magari non hanno la bravura e i figliastri passano per scarsi pur essendo più bravi dei figli, insomma. Il problema è molto grave ed è molto 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 pericoloso perché è una bomba che potrebbe esplodere. Intanto ci sono molti giornalisti disoccupati, un po' perché non hanno voglia più di buttarsi nelle avventure, un po' perché non hanno voglia di rischiare. E questo è un grave fatto, un po' perché magari sanno come sbarcare il lunario, buon per loro. Poi ci sono quelli che sono occupati e magari non percepiscono regolarmente lo stipendio, lo percepiscono dopo qualche tempo. E quindi percepire lo stipendio in ritardo significa praticamente avere un parziale rimborso spese, alla fine questo è, e ci sono giornalisti invece che, per carità, va bene così, guadagnano bene, soprattutto quelli che lavorano per il settore pubblico. Il problema però è che alla fine, quando poi si strombazzano nelle conferenze stampa le iniziative editoriali, e si dice sta nascendo un nuovo prodotto, sta nascendo un nuovo giornale, sta nascendo una nuova televisione, si fanno le conferenze stampa, si invitano i colleghi, si promettono cose meravigliose, quando poi alla fine esce fuori che addirittura uno come Paolo Guzzanti viene messo alla porta da un giornale calabrese, a meno che Paolo Guzzanti non abbia un caratteraccio, ma ne dubito, è chiaro che c'è molto da discutere. Ci dispiace per Paolo Guzzanti, che naturalmente non ha bisogno di fare il direttore in Calabria per continuare a lavorare. Ci dispiace però per il venir meno di una guida ad un giornale che abbiamo, non più da giornalisti ma da lettori, accolto con molta simpatia. Perché qualche intuizione c'è sempre stata in questo giornale, qualche intuizione importante, merito probabilmente di chi lo dirigeva. Francesco Graziadio, al quale rivolgo un saluto personale, e allego stima e rispetto e affetto, avrà un compito importante perché deve tenere alto a questo punto il nome di un gruppo di giovani e non solo giovani colleghi che stanno lavorando da mesi con entusiasmo e impegno. E quindi un dispiacere forte per Paolo Guzzanti e un in bocca al lupo per Francesco Graziadio. A lui, a Francesco, al neodirettore di Cronaca delle Calabrie, dico e chiedo una particolare attenzione per i nostri giovani colleghi. Non possono essere illusi, forse il sistema li ha illusi troppo, perché siamo tanti e non tutti possono lavorare, quindi una riorganizzazione del sistema, una rimodulazione delle regole forse è necessaria, anche rispetto al problema dell'accesso alla professione. Grazie, ci vediamo domani. Mosaico digitale Siderno. Semplicità, leggerezza, libertà e forza espressiva. Riproduzione di immagini su qualunque superficie interna. L'arredo elegante e originale. Mosaico digitale Siderno, via Ionio 22, Siderno Marina. Ristorante La Villa, dal 1984 a Siderno. Aperto a pranzo, per cena, su prenotazione. Ogni giorno alla villa gustose novità gastronomiche, il mix tra antiche tradizioni, modernità. Assoluta la qualità dei prodotti usati. La villa ospita feste di compleanno, eventi e convention. Ristorante La Villa, in Piazza delle Palme, davanti Banco di Napoli, Siderno. Autoricambi Schirripa, efficienza, puntualità, competenza, convenienza. Autoricambi Schirripa, via Circonvallazione Nord 32, Siderno. Panificio, biscottificio, pizze Nonna Lucia di Rosella De Luca, via Pitagora 3133, Caulonia. Parafarmacia Falletti, farmaci OTC e SOP, dermocosmesi, infanzia, fitoterapia, integrazione alimentare, veterinaria, celiachia. Corso della Repubblica 96, Siderno. L'eleganza, la classe, la sartorialità. La sartoria del maestro d'arte Francesco Furfaro. Abiti su misura che sfidano il tempo.
l'eleganza non è farsi notare. La Sartoria di Francesco Furfaro, Piazza delle Palme 3, Siderno. La tecnologia al servizio dei clienti. La modernità che accompagna il lavoro di ogni giorno. La competenza e la puntualità nei servizi. Tutto questo è Telephone Life Wind 3. Telefonia e accessori. Le migliori marche di telefonini, di tablet e tutto ciò che serve per essere sempre connessi. Telephone Life, Galleria Tasso, dietro sede Banca BNL, Siderno.